Ecco, quindi dopo aver realizzato 12 piastrelle, devo passare alla loro unione e mi deve risultare praticamente questa cosa qui. Perché la devo fare due volte, cioè lungo i due lati della borsa, la parte anteriore e la parte posteriore. Adesso mi devono risultare con l'assemblaggio delle piastrelle tre cuciture in rilievo verticali, queste, e due orizzontali. E però questa qui deve stare sempre sopra a queste, oppure viceversa, non si può fare una cosa tipo onde, bisogna stare attenti di andare sempre sopra, cioè prendere il verso. Una volta che uno ha deciso, si uniscono prima tutte queste qui orizzontalmente e poi si uniscono verticalmente. E ecco, il risultato sarà proprio una cosa del genere, in cui le piastrelle mi vengono proprio messe in evidenza da questo rilievo. Adesso quindi cominciamo ad assemblarle e facciamo in particolar modo le prime due strisce. Cominciamo prendendo la piastrella in alto a destra e quella in basso a destra, quindi praticamente questa e questa qui è color sabbia. Ecco quindi le mie due piastrelle, le metto rovescio contro rovescio in modo che quando le apro, ecco, mi si posizionino in questo modo, come queste, così. Poi comincio nell'angolo qui in alto a destra. Prendo il filo rosa perché nel mio caso dovevo fare appunto il rosa e comincio ad unirle con delle maglie basse. Quindi faccio la prima catenella perché è appunto la prima maglia bassa. Nello spazio ci faccio ancora un'altra maglia bassa, così, e poi comincio con le maglie alte della piastrella. Quindi metto l'uncinetto nella prima maglia alta di questa piastrella color sabbia e nella prima maglia alta di questa rosa, quindi in questa. Ecco che mi trovo due maglie alte sull'uncinetto. Faccio passare il filo e faccio la maglia bassa. Vado poi sulla seconda dell'una e dell'altra piastrella e faccio la maglia bassa. E l'ultima da questa parte e l'ultima dall'altra parte. Poi ne faccio altre due qua nello spazio, una e due. Ecco quindi il risultato di questo che ho cucito adesso e di queste altre due che avevo cucito in precedenza. Andiamolo a vedere da vicino. Ecco, vi si vedrà questa specie di costa qui in rilievo che divide le due piastrelle tra di loro. Ecco. Adesso dobbiamo prendere che cosa? Queste altre due e andarle ad unire a queste, cioè continuare nell'unione di queste che stavo facendo. Quindi rimetterle così, prendere questa e metterle rovescio contro rovescio e continuare come se fosse un unico lavoro. Quindi andare qui dentro e continuare a fare le maglie basse, una e due, e continuare anche qui sulle maglie alte della piastrella. Quindi da questa parte la prima,
la prima dell'altra parte, che è questa. La seconda. Ecco, l'ultima da questa parte e l'ultima da quest'altra parte. E poi nello spazio due maglie basse, una e due. Apriamo il tutto. Ecco, e qui praticamente le abbiamo unite, così. Ecco, continuiamo in questo modo per tutte e poi facciamo la stessa cosa in questo verso qua, in modo da passare sopra a qui. Ecco, mettete l'uncinetto qui nello spazio. Fate una catenella che rappresenta la prima maglia bassa e la seconda maglia bassa, ecco, dello spazio. Poi andate sulle maglie alte della piastrella, cercate le corrispondenti come sempre, come prima, e andate a fare le maglie basse, ecco così, in questo modo. Ecco l'ultima cosa, poi abbiamo finito l'incrocio. Quindi, arrivati all'ultima maglia alta, abbiamo qui due archi di catenelle, cioè questo della piastrella, questa qua chiara, e questo della piastrella sabbia. Che facciamo? Andiamo a prenderli tutti e due con una maglia bassa, così. Ecco, mettendo l'uncinetto qui, facciamo una maglia bassa e un'altra maglia bassa. E poi saltiamo direttamente negli altri due archi di catenelle, cioè in questo presi insieme, così. Ecco, saltiamo di là e facciamo una maglia bassa e due. E poi continuiamo sulle maglie alte come sempre. Così. Ecco, vediamo il risultato. Avrò quindi questo che avevo cucito in precedenza, questa costa che avevo cucito in precedenza sotto, eccola, questa, e questa qui che ho cucito successivamente sopra. E poi avrò questo motivo qui che è abbastanza simmetrico, ecco, questi quattro buchi e questi. Ecco, continuate così su tutte le 12 piastrelle e otterrete questa parte che poi andremo ad utilizzare proprio per i fianchi della nostra borsa.